Let's go, bitches, benvenuti a questo nuovo video. In questo caso un gameplay assurdo. Molti di voi mi accusano di saper fare nuclear solamente in gruppo, solo con UAV, counter UAV ed aether. In questo caso, con questo video, voglio sfatare questo mito. Per prima cosa, sto utilizzando delle scorse ricche d'assalto. Sto utilizzando torretta robot, bright e raps, perché già nei game prima li stavo utilizzando. E tra l'altro questa è la mia seconda o terza partita da quando avevo acceso. E come vedete sto chiacchierando in facecam con la chat in streaming, perché mi era successa una cosa molto brutta, ero molto deluso, cioè ero stato di nuovo hackerato, ma il mitico hacker Big4Ready mi ha protetto, quindi grazie a lui. E comunque il gameplay che state vedendo è fatto in solo, e come dico sempre, io preferisco fare una nuclear in solo, non mi interessa delle scorse perché non è quello il problema, anzi later sì, sicuramente magari un aiuto in più, ma preferisco fare il nuclear in solo che in gruppo, perché quando sono in gruppo non mi spingo al limite, cerco di non danneggiare la mia squadra, mentre invece quando sono in solo faccio quello che mi pare, perché tanto sti cazzi degli altri non li conosco, non ci sto nemmeno parlando, quindi non mi importa, faccio solo la mia partita. Comunque preferisco sì veramente giocare in solo per fare nuclear e fare comunque bei gameplay, che quando ovviamente gioco in gruppo, perché non lo so, quando gioco in gruppo preferisco che tutti giochino la loro partita bene, che nessuno abbia gli spawn flippati o altre cose, perché voglio che tutti siano in grado di fare magari la nuclear o comunque di arrivarci vicino, in modo che così acquisiscono sicurezza e capiscono come funzionano le cose. Comunque non è questo il messaggio di questo video, come sentite ho ancora la voce un pochino rauca, ma quello che vi voglio dire che, ragazzi, ho dovuto declinare l'offerta degli Idomina Logic di andare alla Gamers Assembly in Francia il 26, 27, 28 e 29 marzo, mi sembra, perché sarò a Colonia per fare l'analista della COD World League europea. Cos'è la COD World League? La Lega Mondiale di Call of Duty europea, dove giocano le 10 squadre professioniste di Call of Duty più forti al mondo. Sì, voi direte, ma che cacchio, perché ti chiamano a te? Allora, io già dopo Parigi, l'evento di Parigi in cui ho giocato per il, diciamo, l'evento EU All Star versus US All Star, cioè un match tra i migliori giocatori europei e i migliori giocatori americani, in cui abbiamo vinto noi giocatori europei con una super performance di Power e Jord, in questo caso, per chi l'ha vista. Bene, l'Activision ha deciso di, diciamo, darmi qualche merito in questo caso e chiamarmi per fare proprio da analista. Ma cos'è l'analista? Non è come fare il commentatore, cioè il caster, il telecronista. In questo caso è fare il comparto tattico, cioè spiegare le scelte dei giocatori nel prepartita, cosa andranno a fare, spiegare le storie dei giocatori, perché chi li conosce meglio di me, di un giocatore comunque, di chi parla sempre o si allenava contro di loro, allo stesso modo di parlare delle loro tattiche scelte, poiché la mia conoscenza da giocatore è ovviamente diversa e ovviamente come ragionare io come giocatore è totalmente diverso da quella di un commentatore, anche se ovviamente ci sono commentatori di esperienza come Momo, Momentum e Bryce. Quindi sono molto contento di questa cosa, perché comunque scegliere un giocatore italiano in questo caso e non andare a prendere un giocatore straniero è una grande cosa, perché comunque vuol dire che questo significa che ho un minimo di rilevanza nella community europea, se no andrebbero a chiamare qualcun altro, e sono contento che mi danno questo merito in Europa. Allo stesso modo è una cosa molto stressante, perché ovviamente dovrò seguire dei corsi, dovremo fare molte prove, molti debriefing, molti test di come sarà fatto lo show, perché ragazzi, dietro a tutto questo, voi pensate c'è solo una telecamera e le persone parlano dietro un tavolo, no ragazzi, c'è un vero e proprio staff di producer, proprio di gente che lavora nel campo del videomaking, comunque dei telefilm e film. Ci saranno persone che si occupano di riprese, altre cose molto importanti, quindi è per questo che devo andare a Colonia molti giorni prima per fare tutte queste prove. Devono pure selezionarmi gli abiti, se vanno bene quelli che mi porto io devo andare a fare shopping e comprarli, quindi immaginate questa cosa ragazzi, è veramente assurda. Ci saranno i truccatori, è qualcosa di veramente professionale. ESL, voi pensate che sia una cosa tranquillissima, prendi, vai, ti siedi, hai fatto, invece non è per niente così, ma io ve la racconterò, ovviamente mi porterò la mia telecamera e vi racconterò tutta questa seconda esperienza, poiché già l'avevo fatto durante le qualificazioni della stagione professionistica, quella avvenuta a dicembre. Comunque beh, cioè, non è questa l'unica cosa di cui voglio parlarvi, ci stiamo avvicinando ai 40.000 iscritti. Come vedete, da quando ho cambiato il format dei miei video, lasciando un pochino di più il competitive, facendo meno video comunque in inglese perché giocavo in una squadra estera, il canale sta salendo molto e sono contento di questo, e sono molto felice anche di chi sono le persone che mi guardano.
Molte volte voi non ci pensate, ma io quando guardo un video guardo sempre i commenti. Tante volte non riesco a risponderci perché, ragazzi, rispondere ai messaggi di Facebook, rispondere ai messaggi su Twitter, chiacchierare con le persone, fare streaming, montare video, io praticamente è come se non avessi più spazio per la mia vita privata e cerco di fare tutto questo. Ma sono molto contento quando vedo sotto i commenti le persone che discutono, parlano, si aiutano a vicenda e non fanno i cosiddetti grammar nazi o fanno vedere a chi giocano a chi ce l'ha più lungo o altre cose, perché siamo comunque un gruppo. Il power, il significa potere in italiano, potere è ovviamente quello che voi mi date, perché io non sarei potere, non avrei questo potere se non grazie a voi, e io vi ringrazio tantissimo. Nonostante ci sono brutte cose che capitano, come questi attacchi hacker che sto ricevendo, che sono veramente bruttissimi, che una persona come me comunque riceva questi attacchi, dato che mi sto sforzando tantissimo per far diventare questo sogno una realtà. Allo stesso tempo ci sono persone che mi infamano, mi dicono che sono falso, opportunista, tantissime cose brutte. Mi dispiace ancora di più perché io mi sto sbattendo come un pazzo per proporre contenuti di qualità, contenuti belli, video comunque interessanti, e vedo che comunque un feedback sta arrivando da parte vostra. Ovviamente la strada è ancora lunga per arrivare al top, ma penso che assieme ci possiamo arrivare. Io vi ringrazio perché voi siete il classico gruppo che si può definire una mano lava l'altra. Voi aiutate le altre persone che scrivono, li indirizzate, gli spiegate le cose, quindi grazie mille, perché dimostrate così di essere maturi e che quello che, di cui parlo e dico, voi lo recepite, quindi mi fa veramente felice. Allo stesso modo, ragazzi, io non tratterò solo Call of Duty, ovviamente Call of Duty è la mia casa, è dove sono nato, in verità sarebbe Rainbow Six, dove ho iniziato a fare i tornei su Vegas, ma Siege è troppo diverso da Rainbow Six Vegas, non è che mi piaccia così tanto, anche se secondo me è un ottimo gioco da giocare, molto divertente con gli amici. Vi voglio portare assolutamente nuovi giochi in questo caso, voglio portarvi un po' di novità, come avete visto già Overwatch, dove mi piacerebbe tantissimo competere in futuro, come uno sparatutto dell'Activision Blizzard, e andrà a sostituire il Team Fortress, che ormai è vecchio di 20 anni praticamente, non so se lo conoscete. Comunque, stiamo arrivando alla fine del video, sicuramente io vi porterò altri giochi come The Division, Dark Souls 3, che io, ragazzi, sono un fan e vorrei che voi partecipaste con me a Dark Souls 3 dicendomi quale strada prendere, le scelte da fare, tutte queste cose, poiché questo gioco per me ha un impatto emotivo grandissimo. Proprio i giochi vecchi a scuola, di come quando ero bambino io, che dovevi parlare con gli amici, consigliarti le cose, cercare in giro, cercare le guide per capire come fare un determinato passaggio e così via. Io vi ringrazio a tutti, ragazzi, ci stiamo avvicinando ai 40.000 iscritti, quindi un grazie a tutti. Domani uscirà un video con un altro youtuber famoso e vorrei che avesse un riscontro positivo, quindi spero vi piacerà, spero non diciate, non cominciate a indovinare chi è, ma aspettate domani e vediate questo video e spero vi divertirà. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo oggi in streaming, let's go, al prossimo video, spero vi sia piaciuto il gameplay.